Buongiorno, siamo oggi al Policlinico Agostino Gemelli di Roma con il professor Antonio Gasparini. Professore, buongiorno, Buongiorno, piacere di buongiorno. averla con noi. Piacere Professore è per direttore dell'unità di medicina interna e gastroenterologia e parliamo di microbiota, un mondo che vi dà sempre più informazioni. Vediamo oggi qualche novità in più, per quale malattie, per quali pazienti, che cosa stiamo scoprendo ancora? Allora, è un mondo strano perché noi anni fa, perché la mia generazione era cresciuta pensando che l'intestino fosse in qualche modo semplicemente il contenitore in cui defluivano tutti gli enzimi, i succhi digestivi e poi era l'organo dell'assorbimento. Ora si è visto che dentro questo complesso organo, che comincia dalla bocca, termina con l'orifizio anale e lungo oltre 8 metri, vi è in realtà un altro organo. Questo organo che si chiama microbiota intestinale, che è quell'insieme complesso, un vero e proprio ecosistema che comprende moltissime specie microbiche e fa parte strutturale dell'apparato digerente. Calcolate che noi siamo gastroenterologi, però anche per i dermatologi esiste il microbiota cutaneo, il microbiota respiratorio e un altro microbiota importantissimo è quello genitourinario, d'accordo? Però diciamo che il più studiato è l'intestinale, se non altro è facile pensare che un organo così lungo dove tutti i giorni entra del cibo, entra dell'acqua, è un meraviglioso anche serbatoio, no? Per queste specie microbiche che tutti i giorni hanno roba da mangiare in un ambiente in qualche modo protetto. E questo microbiota intestinale, diciamo, ormai si conosce, si studia da oltre 10-15 anni, ma quello che è impressionante per un medico è la quantità di novità che continuamente escono fuori in letteratura. Calcolate che non vi è mese in cui una delle grandi riviste, Nature, Science, PNAS, pubblica qualche cosa di esplosivo, che ci fa veramente dire, ma forse le conoscenze che avevamo erano limitate. Innanzitutto abbiamo detto che è un complesso ecosistema, è un vero e proprio organo. Dobbiamo eliminare un po' il nostro concetto di organi, no? Cioè pensiamo al cuore, pensiamo al fegato, organi compatti, anche visualizzabili. Questo è invece un organo che è distribuito in miliardi di piccole cellule, che sono proprio questi microbi, che comunicano tra loro in continuazione e ognuno di loro ha un'attività specifica. E per farvi capire che cos'è il microbiota, possiamo fare dei paragoni. Pensiamo a una città, no? Una città è composta dalla polizia, i vigili del fuoco, i carabinieri, i medici, gli operai, gli idraulici, gli elettricisti. Ecco, questo è il microbiota. Tantissime comunità, ognuno fa un'azione. Però il concetto fondamentale, noi dobbiamo pensare che non c'è una popolazione dominante, perché dobbiamo rimettere a posto per stare bene, come se in una città, è chiaro che faccio l'esempio banale, i vigili del fuoco sono fondamentali, ma se tutti facessimo i vigili del fuoco la città non andrebbe avanti. Quindi per capire bene il microbiota dobbiamo capire che vi sono migliaia e migliaia di specie di microbi, virus, miceti, arca, eucarioti, microeucarioti che comunicano tra loro e devono mantenere un equilibrio che si chiama eubiosi. Che è un parolone, no? Perché eubiosi vuol dire in qualche modo un buon rapporto tra specie e poi il buon rapporto deve essere anche con il nostro organismo, perché chiaramente uno può avere un microbiota perfetto in termini così individuali che però contrasta con l'organismo. Quindi la vera eubiosi è un microbiota perfettamente composto che comunica perfettamente con un organismo in perfette condizioni. La parola eubiosi peraltro ci sta dicendo che forse sappiamo ancora poco, perché uno può dire io mi sento eubiotico in questo momento, cioè mi sento bene, mi sento in forma, mi sento sereno, però magari io dentro il mio apparato digerente ho un microbiota che è disbiotico nel futuro. Esempio banale, quanti di noi hanno una familiarità, no? Per diabete, una familiarità per tumori dell'apparato digerente e sappiamo bene quanto il microbiota è responsabile, quindi un'eubiosi momentanea che però potrebbe essere pericolosa per lo sviluppo di malattie. Quindi anche lì dobbiamo capire che cosa vuol dire eubiosi, no? Guardando soprattutto al futuro. Se vediamo le novità, le grandi novità che sono uscite, ve le dico così in successione perché sono talmente tante. Allora, la prima, noi pensavamo che lo stomaco fosse un organo sterile. Proprio lo stomaco produce tutti i giorni acido cloridrico, no? E si riteneva che non fosse abitato da nessuna specie se non questo Helicobacter pylori,
che fa parte a tutti gli effetti del microbiota e che è un batterio che colonizza lo stomaco in certe condizioni e può diventare patogeno. Noi sappiamo che è la causa dell'ulcera, è la causa della gastrite, è la causa del cancro dello stomaco, di una buona parte delle forme di tumore dello stomaco. Beh, questo microbiota in realtà è presente anche nello stomaco, cioè i dati più recenti dicono che oltre a l'Helicobacter pylori, che ogni tanto c'è e noi ad oggi lo andiamo a eliminare proprio per le malattie che può causare, vi sono altre specie, vi sono altri lattobacilli, vi sono dei miceti particolari, vi è tutta una comunità che noi prima non riuscivamo a misurare, perché il vero problema del microbiota è che è quasi sempre composto da specie che noi chiamiamo estremofile, cioè specie che sono abituate a vivere in un ambiente ostile, perché se voi ci pensate l'apparato digerente è ostile perché l'acido cloridrico dello stomaco è molto lesivo, no? Per le specie, la bile, i succhi pancreatici sono molto lesivi, per cui queste specie si sono dovute abituare a vivere in un posto ostile, per cui spesso nelle piastre di coltura dove si mettono in genere per andarli a cercare non crescono. Per cui il vero motivo per cui abbiamo così tanti dati è perché le nuove tecniche di microbiologia molecolare ad alta resa hanno fatto vedere che sono batteri che non crescono, ma sono presenti. Per questo noi lo sappiamo tutte queste cose. Quindi, primo concetto, lo stomaco non è sterile, è popolato anche lui, con specie però molto particolari, e ora si sta tentando di capire che ruolo hanno, ma per farvi capire, quando ad esempio l'Helicobacter pylori dà il suo primo danno e sviluppa quella che si chiama metaplasia intestinale, cioè danneggia lo stomaco e lo stomaco si trasforma in un altro epitelio. E beh, in quel momento comincia il rischio di sviluppare un tumore dello stomaco e i dati più recenti dicono che forse sono proprio batteri e miceti che arrivano in quel momento i responsabili del cancro dello stomaco. È come se l'Helicobacter fosse il primo attivatore e poi ve ne sono altri che continuano questa cascata. Calcolate che ad esempio solo capire questa sequenza vorrebbe dire andare a entrare proprio nei dettagli dello sviluppo dei tumori dell'apparato digerente. Altri concetti, sappiamo che l'intestino tenue, che è la parte centrale, questi 6 metri centrali, quelli che noi non riusciamo a studiare generalmente con la gastroscopia o con la colonscopia e sono anche un po' i veri sconosciuti dell'apparato digerente. Noi sappiamo cosa c'è in questi 6 metri, però conosciamo ancora solo una piccola parte delle miliardi di quantità di funzioni di quell'organo. Beh, orbene sappiamo che lì esiste una complessa comunità fatta da batteri, da miceti, da virus, da microeucarioti e poi nelle altre parti del mondo, noi viviamo in un mondo sviluppato, in un mondo super igienizzato, no? Il mondo occidentale, ma però ricordiamoci sempre che la gran parte della popolazione mondiale non vive in queste condizioni, no? E vive in posti dove ancora l'acqua, ad esempio, è poco potabile, dove l'alimentazione, il cibo non ha queste forme di garanzia. E beh, si è visto che il microbiota di chi vive nei paesi occidentali e di chi vive nei paesi, chiamiamoli in via di sviluppo, no? Diciamo meno igienizzati, è molto diverso. Proprio perché nei paesi in via di sviluppo vi sono delle popolazioni che noi abbiamo perso. Vi sono dei protozoi, dei parassiti, degli elminti che abbiamo perso ma che facevano sicuramente parte del microbiota dell'uomo preistorico. E probabilmente queste comunità che noi abbiamo perso avevano un ruolo molto importante nel controllare il sistema immune. Infatti ora si ritiene che in un mondo iperigienizzato, si chiama ipotesi delle igiene, in inglese hygiene hypothesis, sembra che proprio la perdita di queste specie in un mondo troppo igienizzato sia responsabile dell'esplosione delle malattie immunoallergiche, okay? Che sono tipiche proprio del mondo occidentale. Ma perché? Perché queste specie, e attenzione, non solo di batteri, okay? Ma di batteri, di virus, di miceti, tante specie diverse, vanno continuamente a modulare il microbiota intestinale, vanno a modulare il sistema immune intestinale. E da qui nasce proprio forse l'esplosione di dati che stanno venendo fuori nel bambino appena nato. Cioè, noi, un altro dogma che sta cadendo, si riteneva che il bambino appena nato fosse sterile e poi si contaminava progressivamente nel tempo e si contaminava da che cosa? Dall'ambiente esterno, no? In qualche modo dai microbiota della vagina della madre, dalle mani dell'ostetrica, il papà, la mamma, l'allattamento, tutte queste cose. Orbene, cosa si è visto? Che nella realtà dei fatti il bambino quando nasce è già contaminato da batteri. Perché già a livello placentare ci sono dei batteri della mamma che cominciano a colonizzare il bambino, colonizzano tramite il cordone ombelicale, quindi il bambino quando nasce ha già una piccola comunità.
Poi, a mano che passa il tempo, soprattutto nella fase dello svezzamento, e guardate che la fase dello svezzamento è forse la fase più importante della vita di un bambino e della persona. Perché? Quando le varie comunità microbiche arrivano dall'esterno, vanno a colonizzare tutte le superfici, le mucose, e vanno a colonizzare l'intestino. L'intestino in quel momento ha un sistema immunitario che non è sviluppato, ok? E sono proprio queste comunità microbiche che lo fanno sviluppare. E quindi l'organismo e l'intestino e il sistema immune tollererà proprio quelle specie microbiche che lo hanno colonizzato nei primi 2-3 anni di vita. Questa fase dello svezzamento dei primi 24 mesi è fondamentale, perché è quella che determinerà la risposta immunologica in tutta la nostra vita. Per farvi capire quanto è importante, esistono dei modelli, tutti modelli usciti veramente negli ultimi, diciamo, 1-2 anni, dei modelli animali che dimostrano che se voi prendete un animale, un modello animale, ci sono modelli di animali che sviluppano colite ulcerosa, obesità, diabete e così via, e prendete il microbiota di quelle mamme, d'accordo, e le mettete in piccoli animali di altro tipo che non hanno nessuna malattia, quei piccoli animali svilupperanno quella malattia. Come a dire che forse i geni dell'organismo sono relativamente poco importanti. Quello che è importante è che cosa fa attivare quel gene. Voi sapete che tutti noi abbiamo un patrimonio genico smisurato, ma non è che sviluppiamo tutte le malattie potenzialmente presenti nel nostro corredo genico. E questo si chiama epigenetica, cioè quel qualcosa che fa sviluppare i geni che noi abbiamo. E il microbiota pare che sia veramente importantissimo in questo. Quindi il primo messaggio è che la fase fondamentale per l'assestamento e il raggiungimento di un'eubiosi sono proprio i primi 24-36 mesi di vita. E calcolate che per avere uno sviluppo perfetto noi in qualche modo dovremmo seguire quello che la natura in qualche modo ha programmato per il nostro organismo e per la nostra crescita. E che cosa la natura ha programmato per l'uomo? Beh, fondamentalmente la nascita, se possibile, attraverso un parto vaginale, cioè se possibile evitare accuratamente il parto cesareo, a meno che non sia ovviamente fondamentale per motivi medici, questo è un altro discorso. Un altro concetto fondamentale, allattare al seno, evitare accuratamente, se possibile nuovamente, i latti artificiali, perché l'allattamento al seno, il latte materno, è in qualche modo, non è un latte così che deve dare solo delle calorie, dà tante cose, e al suo interno vi sono dei prebiotici, in qualche modo degli alimenti, dei polisaccari, di altre sostanze, che vengono utilizzate dai batteri intestinali, tra virgolette, buoni per crescere. Quindi l'allattamento al seno è cruciale per sviluppare questo microbiota corretto. E in più dentro ci sono tante sostanze e attività, ad esempio antinfettiva, che servono proprio a evitare che alcuni batteri cattivi possano sovraccrescere. Un altro concetto fondamentale è evitare, nei primi 12, 24, 36 mesi di vita, evitare al bambino di crescere in quella che si chiama cappa di vetro. Cioè, nella natura dell'uomo non è previsto che un bambino cresca su un tavolo sterile, senza contatti con l'esterno. Il bambino deve, compatibilmente, chiaramente, con delle logiche, delle buone norme, ma deve poter avere contatto con l'esterno, perché proprio attraverso il contatto si stabilisce anche un microbiota che è presente nell'ambiente, che deve colonizzare l'apparato digerente. L'altro punto fondamentale, e che veramente a me ha lasciato sbalordito per la potenza dei lavori. Quando noi diciamo potenza dei lavori vuol dire, se noi ricercatori troviamo un lavoro su Nature, su Cell, su Science o dei dati clinici pubblicati sul New England Journal of Medicine, e inevitabilmente sappiamo che hanno fatto una enorme dietro strada di verifiche, controverifiche, e allora vuol dire che quelli sono dati che possono cambiare la storia della medicina. E calcolate che sono usciti negli ultimi 2 anni una serie di lavori che dicono che se un bambino, sia bambino che soprattutto anche i modelli animali, ma diciamo fatti molto bene, prende delle dosi subottimali di un antibiotico nei primi 12, 24, 36 mesi di vita, sarà destinato e avrà un rischio enorme di sviluppare obesità nella fase adulta. Perché?
Perché una sostanza che può essere tossica per il microbiota, come un'antibiotico terapia, può selezionare un microbiota particolare, molto particolare, che poi rimarrà nell'intestino di quel bambino tutta la sua vita. Questo microbiota che si seleziona nelle prime fasi si chiama core native microbiota, cioè microbiota nativo cuore, è il cuore del microbiota, quello non lo modificheremo mai più nella nostra vita. Noi potremmo anche cambiare la dieta, e voi sapete bene che la dieta è fondamentale perché in qualche modo il microbiota si adegua a quello che gli arriva e le specie crescono, scendono. Però è anche vero che il core microbiota, quello te lo porti dietro tutta la vita, lo puoi modulare, ma in fondo lui lì rimane di base. E per cui questo è il primo passaggio. Quindi evitare antibiotici se possibile nei primi mesi o anni di vita. Altro punto, e io credo che sia un'altra cosa sbalorditiva, ma se nell'intestino esistono migliaia di specie di miceti, virus, batteri, ma noi li possiamo modulare e l'antibiotico terapia, d'accordo, li può veramente modulare? Beh, partiamo da un concetto. Gli antibiotici sono stati sviluppati non per modificare il microbiota intestinale, anche perché quando sono stati scoperti i primi antibiotici e la penicillina, a tutto pensavamo fuorché al microbiota. Quelli sono stati scoperti perché sapevamo che c'erano malattie infettive dominanti, pensiamo alla polmonite o pensiamo alla tubercolosi, no? Che erano malattie causate da un patogeno. Quindi l'antibiotico nasceva per scombattere un patogeno. Che cosa si è visto nell'ultimo periodo? E quindi una volta, io sono cresciuto in medicina con questi antibiotici ad ampio spettro, utilizziamo gli antibiotici ad ampio spettro, così qualsiasi tipo di batterio causa la polmonite io lo posso uccidere. E sì, è vero, però che cosa si è scoperto ultimamente? Che il microbiota intestinale o respiratorio o geniturinario risente moltissimo degli antibiotici che noi prendiamo. E se utilizziamo degli antibiotici ad ampio spettro, andiamo anche a demodulare il microbiota di questi distretti, determinando quella che si chiama disbiosi, e cioè facciamo perdere l'equilibrio. Per farvi capire, c'è una cosa che sicuramente, soprattutto il genere femminile, le donne mi capiscono immediatamente. Quando viene dato un antibiotico, d'accordo? Per un qualsiasi motivo, ma quante volte si realizza una cistite da candida o una vaginite da candida, o se fate poi un esame delle feci trovate una candidosi fecale? Ebbè, il problema è proprio questo, che se voi andate a causare una disbiosi, un antibiotico ad ampio spettro, può far abbassare le specie batteriche di questi microbioti e a quel punto la candida, che è sempre presente, sale. Quando trovate la candida, non è che la candida non c'è ed è un patogeno, la candida c'è e ha delle funzioni probabilmente anche buone per il nostro organismo, perché sapete che i miceti presenti nell'apparato digerente o nell'apparato genitourinario servono in qualche modo a controllare la risposta immune. Il problema è che se abbassate troppo le comunità batteriche possono sovraccrescere le micotiche. Per cui anche qua dobbiamo porci veramente 100 volte il problema prima di fare un antibiotico. E soprattutto evitare delle terapie antibiotiche immotivate. Chiaramente se c'è un patogeno vanno usati gli antibiotici, ma il dato più importante è che vanno usati antibiotici a bersaglio se possibile. E una delle grandi per me possibilità per la farmacologia del futuro è identificare degli antibiotici che non siano più ad ampio spettro, ma che siano a spettro molto limitato e mirati a modificare proprio queste comunità batteriche. Calcolate, per farvi un esempio banale, con un grande antibiotico prodotto nel nostro paese che si chiama rifaximina, che è un antibiotico che serve soprattutto per le infezioni dell'apparato digerente perché è un antibiotico non assorbibile. Beh, si è visto che questa rifaximina, oltre ad abbattere alcune comunità batteriche negative, ne fa crescere alcune positive. Proprio perché si è visto che molti antibiotici non hanno un effetto solo dannoso, possono attraverso una modulazione, no, di queste classi di batteri o miceti fare crescere batteri buoni. E allora qua si pongono dei problemi. Ma gli antibiotici funzionano sempre abbattendo le classi o facendo crescere quelli buoni? Per far capire una cosa che è facile da visualizzare, voi pensate una volta si usava, no, negli impianti di musica c'era l'equalizzatore, no? Con tante no, cose, funzioni che si. E il suono perfetto da che cosa era dovuto? Un perfetto equilibrio, no, di tutte le tracce della musica. Ecco, il microbiota è questo.
Noi non possiamo pensare mai di abbattere qualche cosa, perché le cose buone devono rimanere alte. Quindi queste sono le grandi sfide del futuro. C'è una infezione molto pericolosa che a volte consegue all'uso di antibiotici troppo potenti, che è l'infezione da Clostridium difficile, che è una diarrea devastante, soprattutto perché questo Clostridium difficile è molto spesso resistente a tutti gli antibiotici che noi abbiamo e colpisce soprattutto le popolazioni fragili. Cioè non è un caso che nel nostro paese abbiamo in certi momenti vere e proprie epidemie di diarrea da Clostridium difficile nell'anziano. Perché? Perché l'anziano di base spesso magari si nutre male, quindi non dà da mangiare ai batteri buoni, o spesso fa multiple terapie che vanno a danneggiare il microbiota. E poi a volte fa poco movimento, quindi tiene in qualche modo poco attivo l'organismo, il sistema osteomuscolare. E beh, si è visto che l'anziano, che quindi ha un microbiota quasi sempre disbiotico, se prende un antibiotico troppo potente, può fare sovraccrescere questa classe di clostridi particolari, e in particolare la specie, lo strain del Clostridium difficile. A quel punto noi... È vero che dobbiamo dare un antibiotico per attaccarlo, ma dobbiamo far sì anche che cresca il microbiota buono. E calcolate che quello che è emerso negli ultimi 2 anni, che è stato veramente per me un boom della medicina nuova, è le possibilità che ci dà il trapianto di microbiota. Cioè, se noi non conosciamo ancora il microbiota e lo vogliamo veramente rimodulare, beh, una possibilità è trapiantare un microbiota buono in una persona che ha un microbiota molto danneggiato. Ad oggi i dati forti e consistenti, che per me sono già buona pratica clinica, sono quelli in caso di diarrea da Clostridium difficile resistente a tutti gli antibiotici, dove io non ho alcuna alternativa per questi pazienti, e molti anziani sono destinati a morire per questa infezione devastante, è trapiantare in quei pazienti il microbiota di un donatore sano. In questo momento nel nostro paese si sta proprio lavorando per regolamentare questo processo. E questo è veramente un miracolo della medicina, è un miracolo come gli altri trapianti. Calcolate che nelle serie che ha pubblicato il nostro gruppo, ma in tante serie internazionali, abbiamo visto che ridare un antibiotico funziona nel 20% dei casi, cioè 2 su 10. Fare il trapianto ti guarisce in 9 casi su 10. Questo è un guadagno incredibile dal punto di vista dei costi, della velocità delle dimissioni, e quindi questa è realtà. Poi però uno potrebbe dire, vabbè, ma allora se io cambio il microbiota in un paziente con una diarrea così devastante, lo posso fare in altre malattie dove si è visto che il microbiota c'entra? Diabete? Obesità? Posso trapiantare il microbiota da uno magro a un obeso per farlo calare di peso? Posso trapiantare il microbiota da uno sano in una con una colite ulcerosa per mandarlo in remissione? O posso fare un qualche cosa che ora sta andando ancora più di moda? Posso trapiantare il microbiota da una persona assolutamente serena psicologicamente a una persona che ha un disturbo del comportamento, a un bambino autistico? Calcolate che queste sono le aree che sta toccando il microbiota intestinale. Diciamo che questa è la grande sfida per me 2016-2018, il prossimo triennio, perché sulla carta sì, nei modelli animali ci dicono che possiamo modulare queste malattie, però è anche vero che dentro al microbiota ci potrebbero essere dei patogeni che noi non conosciamo, perché come sempre c'è l'altro lato della medaglia. Per cui trapiantare il microbiota o pensare di modularlo troppo, se non lo conosciamo ancora nel dettaglio, potrebbe essere pericoloso. Calcolate che in una malattia come la diarrea da Clostridium non abbiamo alternative. La maggioranza di quei soggetti può andare incontro a morte, per cui il trapianto in quel caso è sicuramente, come si dice in medicina con un brutto termine, costo efficace. Fare un trapianto di microbiota in altre malattie non mortali potrebbe essere pericoloso, perché non mi meraviglierei che tra 4, 5, 10 anni potrebbero a queste persone aver preso dei virus o dei miceti che non si conosce e ad oggi, e che magari possono determinare malattie croniche anche molto più pericolose. Quindi è un'area piena di possibilità di ricerca, piena di sfide e anche piena di potenziali pericoli. Per toccare un attimo di nuovo il discorso della relazione tra brain gut, cervello e apparato digerente, credo che sia fondamentale capire che cervello e apparato digerente sono accomunati da qualche cosa. Hanno tutti e due un enorme numero di
terminazioni nervose. Nell'apparato digerente c'è un sistema neurologico, si chiama sistema neuroenterico, che è fatto proprio da tantissime fibre neurologiche in comunicazione col cervello, quello alto. Ma perché? Ma calcolate cosa deve fare quest'organo. Deve assorbire tutto quello che noi prendiamo, decidere cosa prendere, darle una parte al fegato, e questo asse fegato, pancreas, intestino deve continuamente prendere, spacchettare e ricostruire. Quindi è veramente un sistema complessissimo che è alla base proprio della vita, della sopravvivenza di una persona. E beh, si è visto che due cervelli comunicano e il microbiota è in grado di comunicare col cervello centrale, con tutta una serie di neurotrasmettitori, di sostanze che produce, di attivazione di fibre nervose, di meccanismi che ancora conosciamo in parte. Però si è visto che nei modelli animali, se voi prendete un animale, gli fate fare determinate azioni per tanto tempo e poi l'animale le impara, e prendete il microbiota di quell'animale e lo mettete in un animaletto che non ha mai fatto quelle funzioni, l'animaletto è in grado di fare automaticamente quelle funzioni. È come se il microbiota intestinale conduce anche dei tratti di personalità. E quindi capite bene che a questo punto tutte le nostre conoscenze, o una buona parte delle nostre conoscenze, devono essere rimesse in discussione. Cioè la vera forza degli studi sul microbiota intestinale è stata quella di averci fatto capire, e devo dirvi che per un ricercatore e anche per un paziente o una persona interessata è tutto molto entusiasmante, perché allora vuol dire che abbiamo un nuovo organo all'interno del nostro organismo che ha delle funzioni fondamentali per proteggerci dalle malattie o causa di malattie, e che noi stiamo studiando adesso con nuove metodiche di indagine, con nuove possibilità di modularlo. E la cosa interessante è che questo è un argomento non della gastroenterologia, questo è un argomento di chi si occupa di diabete, di chi si occupa di obesità, di chi si occupa di comportamento, di chi si occupa di malattie neuropsichiatriche, non ci sono più limiti. E poi è un organo che ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei tumori dell'apparato digerente. Non vi è tumore dell'apparato digerente dove il microbiota non sia, come causa o come momento attivatore, quello che vi ho detto prima dell'Helicobacter pylori, implicato. I dati adesso che stanno emergendo sui tumori del colon retto sono impressionanti. Calcolate che sono pochi i modelli animali dove si può sviluppare un tumore in ambiente germ free, cioè senza batteri dell'apparato digerente. Questi batteri sono fondamentali per lo sviluppo dei tumori del colon, del pancreas, delle vie biliari, dello stomaco, dell'esofago, cioè di tutti i distretti dell'apparato digerente. E questo chiaramente ci deve far pensare le possibilità anche che c'ha questo studio di questo organo e le nuove metodiche diagnostiche anche per studiare come curare i tumori dell'apparato digerente. Anche lì avremo delle grandi possibilità nel futuro. E per terminare in qualche modo, credo che l'altro aspetto importantissimo è come modularlo questo microbiota. Prima vi ho detto gli antibiotici, sì, però con dei grandi, così, dobbiamo conoscere meglio questi antibiotici per evitare di fare dei danni e più di fare dei benefici. E l'altra cosa che è fondamentale è che il microbiota come si può modulare? Beh, sicuramente la dieta. E torniamo all'importanza della dieta. Per farvi capire quello che sta emergendo col microbiota, il microbiota è in grado di determinare cosa assorbire di un pasto che stiamo assumendo. Questo meccanismo si chiama effetto del secondo pasto, cioè se noi la mattina facciamo una colazione estremamente povera di fibre, calcolate che il grosso del microbiota vive nel colon, ed è chiaro che gli deve arrivare da mangiare. Che cos'è il massimo per il microbiota del colon? Sono le fibre, fondamentalmente quelle sostanze presenti soprattutto nella verdura o nella frutta, che non sono assorbite dall'organismo, arrivano non assorbite nel colon, i batteri le utilizzano e le mangiano, no? La buona parte della massa fecale è fatta proprio di fibre non assorbite, perché voi calcolate che se noi prendessimo qualcosa che viene tutto assorbito, pensiamo a, se un'alimentazione è fatta solo di riso, no? Che non ha fibre generalmente, è chiaro che la massa fecale non si formerebbe. Questo poi ha una ripercussione, no? Per quelle persone che dicono, ah, io sono stitico, non vado mai di corpo. Tu dici, mangi fibre? No, non ne mangio. Mangio solo riso e pasta. E per forza, certo, non produci massa fecale. Certo. Okay. Quindi il microbiota va alimentato. Se il microbiota viene alimentato, torniamo alla colazione del mattino,
una colazione fatta ad esempio di yogurt e frutta, no? Ok, spesso c'è tanta fibra lì dentro, soprattutto in alcuni tipi di frutta. Il microbiota viene alimentato e quindi nel pasto successivo, nel pranzo, non richiede tanta energia e quindi dice all'asse cervello, fegato, intestino, pancreas, io sono stato alimentato, assorbite una parte di quello che sta entrando. Ma se voi nella colazione del mattino non gli date fibre, questo cervello metabolico del colon dice agli altri organi assorbite tutto quello che sta entrando, perché io non sono stato nutrito. Questo che cosa vuol dire? Che il valore delle calorie secche di un alimento è molto relativo, perché il nostro organismo può decidere, e lo fa anche tramite il microbiota intestinale, cosa assorbire del pasto che stiamo prendendo. Per cui capite che le conoscenze del microbiota faranno progressivamente saltare molte delle nostre conoscenze su quale sia l'alimentazione ottimale per nutrire quello specifico microbiota, e qui si torna che anche nel mondo del microbiota bisognerà arrivare a una precision medicine, cioè interventi di precisione, quello che è vero che per me può non essere vero per lei, e però potrebbe far veramente rivoluzionare tutte le nostre conoscenze della medicina. Professore, in conclusione le chiedo una cosa che molte persone che ci scrivono si domandano, magari con disturbi dell'apparato gastrointestinale, intestino irritabile, gastrite e quant'altro. Potrebbe essere utile lo studio del microbiota personale, perché adesso si possono fare dei profili e andare poi, come diceva giustamente lei, a tentare di modularlo magari anche con i probiotici di cui si parla tanto? Assolutamente sì, però il dato più importante che noi dobbiamo considerare è che questa è un'area in rapidissima evoluzione e bisogna avere da una parte dei microbiologi, cioè delle persone che sono quelli che vanno a caratterizzare questo microbiota, molto seri e molto competenti, che diano dei risultati estremamente attendibili. E io vorrei che questi risultati in questa fase non avessero alcun commento. Quando noi chiediamo degli esami del sangue, no? Quando io chiedo le transaminasi, la glicemia, l'emocromo, gli esami per il fegato, per il rene, il colesterolo, ma non è che mi arriva l'esame col commento. Cioè bisogna ritornare a delle logiche di medicina. Voglio un pool di persone, che siano microbiologi, laboratoristi, quelli che fanno queste valutazioni, che mi diano un profilo attendibile, cioè con delle tecniche certificate, perché siamo in un'area che è in un'evoluzione tale dove il rischio di avere delle risposte non attendibili è molto alto. Una volta che si può avere in qualche modo un profilo del microbioma intestinale, microbiota intestinale, poi bisogna saperlo interpretare, e questa è l'altra dinamica. Ad oggi non ci sono ancora dei test che, come diciamo in medicina, validati, e vi devo dire che è molto difficile interpretare il microbiota intestinale, perché è un insieme di batteri e di miceti e di virus enorme di cui sappiamo ancora poco, e in più molti contestano che il microbiota fecale, cioè quello che normalmente si misura, sia veramente il microbiota dei vari distretti dell'organismo. Alcuni dicono che andrebbe preso proprio nei vari distretti. Però ad oggi credo che le risposte da portarsi a casa su quanto è utile caratterizzarlo sono ancora un po' vaghe. Quello che è certo è che questa sarà una sfida per il futuro incredibile, e io sono certo che nei prossimi 2-3 anni sarà possibile ottenere dei test attendibili. La vera sfida però sarà saperli interpretare e sapere utilizzare degli interventi terapeutici che siano veramente efficaci per far raggiungere a chi l'ha perso quel famoso equilibrio eubiotico di cui parlavamo all'inizio dell'intervista. Grazie mille professore, e sicuramente allora ci riaggiorneremo nei prossimi mesi per le ulteriori scoperte, perché veramente credo che siamo solo alla punta dell'iceberg di quello che potrà dare come informazioni lo studio del microbiota. Assolutamente, grazie a lei. Grazie, buona giornata.